bizzarra condizione quella dell'autosilo Valmulini. Da un lato, il comune di Como, in omaggio alla Settimana Europea della Mobilità, tenta di rilanciare per l'ennesima volta la promozione sosta più bus a 1 euro per il conducente della vettura e 1,30 euro per i passeggeri. Dall'altro lato, però, la struttura gestita da Como Servizi Urbani, sempre per conto di Palazzo Cernezzi, continua ad ospitare nei grandi spazi al piano terra decine di migranti che vi hanno allestito una sorta di accampamento temporaneo. Nei giorni scorsi la questione è tornata sul tavolo dell'assessore al decoro urbano Alessandra Locatelli ed è stata già portata sia da CSU sia dal sindaco Mario Landrescina sui tavoli di questura e prefettura. Ad oggi però l'input è temporeggiare, non è infatti previsto alcuno sgombero dei migranti né tantomeno sono previste nuove chiusure degli accessi. Le reti posate in estate peraltro sono già state ripetutamente divelte. Nel frattempo, dunque, sotto l'autosilo, pressoché sempre deserto, continua ad alloggiare la piccola comunità di extracomunitari che lì ha trovato riparo, nonostante CSU già da qualche settimana abbia chiuso l'acqua corrente, non più utilizzabile, e non vi sia alcun servizio igienico nei dintorni. È dunque in questo scenario che, in maniera senza dubbio un po' paradossale, oggi il comune di Como ha rilanciato gli sconti e le promozioni per incentivare l'utilizzo dell'autosilo durante la giornata di domani. Comunque vada, e tutto farebbe pensare all'ennesimo flop, si potrebbe ironicamente dire che l'autosilo del tutto vuoto non sarà, anche senza auto posteggiate.